sonno e sogni. Ne parliamo con il dottor Saverio Luzzi, specialista in neurologia e in neurofisiopatologia. Dottore, senta, tutti dormiamo e tutti sogniamo? Perché si dice? È uno dei più grandi misteri, però è il vero che tutti dormono e tutti sognano, ma non solo gli esseri umani, ma diciamo a tutti i livelli, gli animali, anche gli animali, qui si vede la diapositiva, di livello inferiore, tutti dormono, tutti hanno un momento di riposo e tutti e molti, perlomeno, fin da serpenti. Ha ragione, anche il mio cane sogna, glielo posso confermare. Certamente. Allora, questo chiaramente significa che il sonno ha un significato estremamente importante, e così anche il sogno. E sono stati fatti degli esperimenti in cui dei soggetti sono stati privati del sonno per lunghissimo tempo o privati del sogno. E si vede che questi soggetti in realtà perdono moltissimo delle loro capacità mentali e soprattutto perdono l'equilibrio, si va verso sintomi tipo psicotico, schizofrenico. Quindi anche la qualità del sogno, cioè del sonno, cioè se io dormo bene, sogno. Se tu dormi bene, sogni, ma il sogno c'è normalmente in ogni... Sì, io non me li ricordo mai, glielo dico. Non te li ricordi perché appunto non te li ricordi, ma tu sogni ugualmente. Tant'è vero che quando si va a fare una valutazione neurofisiologica del sonno, il che vuol dire far un elettroencefalogramma, come quello che si vede in diapositiva, mentre il soggetto dorme, si va a vedere la fase in cui il soggetto sogna, e è possibile vederlo perché la fase cosiddetta REM si vedono. Sì. Qual è la fase REM di questo? Si vede qui oppure non è segnato? La fase REM di questi si vede, è quella dell'ultima in basso. In questa? Basso. No, più in basso ancora. Questa? Più scende ancora, lì, ecco, quello là, quello è nel centro. Quelle quattro tracciate. Sono quindi praticamente l'ultima nel teleschermo alla vostra sinistra. Esatto. Destra, dico. Rapid eyes movement vuol dire movimenti rapidi oculari. In basso si vede l'occhio che si muove, è proprio l'ultima traccia che si vede, proprio l'ultima, l'occhio che si muove. Sì, sì, quella più movimentata. Esatto, mentre le tracce superiori sono appunto l'elettroencefalogramma, che non è più normale, è un elettroencefalogramma estremamente rapido, desincronizzato si dice, basso e tanti piccoli piccoli stretti movimenti. Quindi quella è la qualità anche del sonno poi, no? Quella è appunto la fase REM e esprime certamente la qualità del sonno. Se si perde la fase REM si ha un sonno che non riposa completamente, perché quella è la fase migliore in cui c'è anche... Oltre al riposo ci sono anche poi l'elaborazione da parte del cervello del vissuto della giornata. Ecco, cosa succede appunto, l'abbiamo un po' capito, al nostro cervello succede questo, che si riposa, al nostro cervello succede che si riposa e si vede appunto piano piano l'elettroencefalogramma si rallenta, lui si rigenera, si riposa e questo sicuramente. Però nella fase REM succede qualcosa di assolutamente straordinario, cioè una parte del cervello è sveglia e si tratta del cervello limbico essenzialmente, quindi della parte più interna del cervello, e una parte invece del cervello è addormentata, si tratta della corteccia. Allora, succede che queste due parti stanno lavorando desincronizzate, la corteccia sta dormendo e la parte limbica, che quella in fondo è la parte interna del cervello, quella che noi abbiamo più in comune con tutti gli animali, quella che abbiamo in comune con, per dire, con, non solo con i mammiferi, ma anche, per fare un esempio, con i serpenti, è la parte del nostro cervello antavica, che assomiglia a tavica, più antica, esatto, bravissima. Ecco, quella parte sta lavorando, ecco, si vede, ora se andiamo ancora avanti, un pochino si vede ancora avanti. Ecco questa. Sarebbe quella la di parte, colore? La parte, vedi, c'è una parte celeste, ecco, la parte sopra quella celeste è la corteccia limbica, poi la parte gialla sopra quella celeste, quella specie di cerchio, ecco, quella parte lì che poi è connessa all'ippocampo, che è il centro della memoria, quella parte lì lavora in questa fase. Si pensa anche che serva anche a consolidare la memoria, cioè di quello che è successo durante la giornata, ma anche certamente a rielaborare quello che è accaduto, e queste sono con la PET, le immagini viste con la PET, dove si vede appunto che durante il sogno REM è proprio quella fase lì, è proprio quella zona lì del cervello che sta lavorando. Sta rielaborando, come un computer tutto. Che si sta, sta elaborando in maniera i dati. Straordinaria, perché elabora quello che è successo al soggetto e lo fissa e poi lo riesprime anche come sogno. Allora, qual è la parte appunto del nostro cervello che sogna, allora, no? Se è proprio detto, questa. È proprio la parte limbica. È proprio limbica. Questa, la parte limbica, la parte dove il nostro cervello assomiglia appunto a quella del serpente, perché il nostro cervello è rimasto con un cervello atavico, che è la parte interna, che è la parte del cervello del rettile. Sì. Poi si è formato sopra il cervello animale del mammifero e solo la parte più estrema è la parte tipicamente umana, che è la corteccia. Che è la corteccia, bellissimo. Sviluppatissimo. Il cervello è una cosa eccezionale. È una cosa veramente eccezionale. Quindi il sogno può esprimere l'inconscio, che ne so, io la mattina mi sveglio che ho sognato un qualcosa,
mi sembrava vero quel sogno, mi voleva dire qualcosa. Non tu vuoi rende... fare riferimento... Perché c'è anche i libri, no? L'interpretazione dei sogni. Certo, è il famoso libro di Freud. Di Freud, sì, che insomma, uno che a casa quasi ce l'hanno tutti un po' abbiamo, tutti. Abbiamo letto, abbiamo guardato. E beh, sicuramente aveva Freud aveva colpito nel segno, perché quella parte lì del cervello che durante il sogno sta lavorando è appunto la parte dove si conservano le emozioni, dove si conservano le pulsioni, il desiderio del cibo, il sesso, la paura del freddo, la paura dell'abbandono. Ecco, quella è la parte del nostro cervello che conserva queste pulsioni. È quindi in un certo senso la sede dell'inconscio, volendo essere molto molto grossolani. Allora, se così è logico che durante il sonno sappiamo che quella è la zona che si attiva e quella è la zona a cui Freud in un certo senso faceva riferimento. Ecco, faceva riferimento a quella che poi interpretando, come ha detto lei, o cibo, o sesso, o disagi, insomma... psichici di diverso genere, ecco. Certo. Quindi anche quel libro lì va tenuto un po'... Sì, è un libro che aveva colpito, aveva colpito nel segno perché aveva capito che in certe fasi il nostro cervello non esprime la parte razionale, ma esprime invece quella la parte atavica, la parte pulsionale. Quella diciamo proprio dell'istinto puro. Dell'istinto puro, puro, certo. Qualcuno si chiederà, ma tutti sognano o c'è qualcuno che non sogna? No, tutti sognano, c'è chi se le ricorda e chi no. Io solo quelli brutti, dottore. Sì, perché? Però prima me lo dicevi, te le ricordi perché ti svegli. Sì, perché quelli mi brutti. Sveglio in quel momento. In sì. realtà, se noi un soggetto, gli mettiamo, facciamo l'elettroencefalogramma mentre sogna e lo svegliamo ogni volta c'è la fase REM, quello dirà sempre che sta sognando e ti racconta anche il sogno. Se lo ricorda per pochi minuti. Sì. Se ha fatto un sogno molto brutto, se lo ricorda molto più facilmente perché quello lo ha svegliato, emozionato e allora l'emozione ha contribuito a fissare il sogno brutto. Ecco, quindi faccio anche sogni belli, insomma. Fai anche sogni belli, no, ma purtroppo non te li ricordi. Non me li ricordo, vabbè, le cose belle sono sempre quelle che sfuggono. Quelle che sfuggono di più, hai ben detto. Allora, ci sono ancora i sogni occhi aperti, si può sognare, cioè che ne so, quando uno lo vede imbambolato con gli occhi sgranati, no? Ecco, che gli questa dice, è una bella ti domanda. Sei incantato? È una bella domanda, perché ora se le diapositive passa, vedremo una foto di Martin Luther King, mettiamoci questa. Martin Luther King, I have a dream. È un famoso discorso di Martin Luther King dove lui esprime ho il sogno di un'America in cui i negri non siano più non ci siano più insomma, discriminati ma possono raggiungere il vertice, e poi si è avverato in fondo. Obama esprime essenzialmente questo, ma lui lo disse tantissimi anni fa. Ecco, quello è il sogno che poi è la realtà, il sogno che ognuno di noi fa, no? Il progetto sulla propria vita che ognuno di noi fa. Io avevo il sogno di diventare un medico di qualità, qualcun altro può avere il sogno di fare diventare un attore o qualcuno, è quello che e lui Martin Luther King in quel momento aveva un sogno per il suo popolo, per il popolo da cui veniva, per il popolo poi voglio negro. Dire se il sogno non si realizza, però il fatto di sognare, io dico sempre, sognare in alto non fa mai male, no? Esatto. Dottore, perché poi nel percorso della vita si può anche cambiare idea. Certo, però la cosa interessante è che quella parte di noi che si attiva e che è capace di scatenare questo tipo di sogno e quindi di pulsione importante, è sempre quella stessa parte del cervello che vi ho fatto vedere prima. Ecco, quindi la parte praticamente più istintiva. Quindi il nostro istinto è la base del nostro fare, perché con la sola ragione non faremo nulla. No, noi facciamo perché abbiamo un desiderio, un sogno da avverare. Ecco, questo e l'istinto volevo... a volte ci guida molto di più, perché l'intelligenza può essere fredda, paurita. Sì, sì. Ecco, l'istinto ce lo evita. Allora io ringrazio il dottor Saverio Luzzi, ve lo ricordo, specialista in neurologia e neurofisiopatologia, per averci parlato del sonno e dei sogni.